essere qua per Vangelo, come si direbbe. Grazie ai soci del nostro gruppo che si sono impegnati oggi per preparare, diciamo, la giornata dell'albero, la festa dell'albero, che arriva alla quinta edizione a Brancaleone. Ringraziamo l'amministrazione comunale, Salvatore Mottola, qui è molto, molto affezionato a questo luogo, è l'Istituto Scolastico di Brancaleone Africo, le associazioni FIDABA di Brancaleone, l'associazione Pensionati, il movimento Movimenti, qua presente con noi, l'associazione Carabinieri Sezione di Brancaleone, l'associazione Diritto per la Vita, sempre qui rappresentata da Arturo Rocca, il gruppo scout Brancaleone 1, reparto Pegaso Wangunga. Branco Wangunga, il parroco Don Ivano Jacopino, che penso dovrebbe arrivare per una benedizione. E poi volevo ringraziare i signori Francesca Laurendi, qua presente, questi signori e queste associazioni hanno donato degli alberelli. Massimiliano Gangemi, il signor Antonio Balzano, Giuseppina Palermini, Teresa Platea e Pina Ligato. E gli sponsor che hanno anche loro donato gli alberi, anche Agri SRL, Santa Pignola e tutte le pasticcerie che hanno aderito all'iniziativa. Dopo degusteremo i loro prodotti. Cipriano, pasticceria Rosalia, Simone Ferraro, molto da fare, proprio perché stiamo facendo una campagna di piantumazione di alberi che abbiamo denominato Piantiamo il Cambiamento, perché vogliamo invertire quella che è la tendenza a distruggere gli alberi, invece, così come è successo con tanti incendi e anche con tanti tagli indiscriminati. E stiamo percorrendo un po' tutta la Locride, ma non solo, per portare degli alberelli che oggi abbiamo portato qui, circa 30 alberelli da regalare a chi le volesse piantare e lasciarli alla Proloco, che poi si occuperà di piantumarli. Oggi simbolicamente pianteremo due carrubi. Purtroppo non abbiamo trovato piante abbastanza alte, perché adesso il consorzio di bonifica che ce li sta fornendo li sta quasi terminando, perché noi abbiamo fatto una super richiesta in questo momento e ne sono rimasti pochi, ne stanno facendo altri adesso. Io porto il saluto dell'intero movimento che sta facendo una grossa campagna di piantumazione degli alberi, e devo dire che a livello personale io volevo lasciare a voi il Brancaleone questa immagine, che è l'immagine della Madonna del Riposo, che è in una nicchia qui, in una grotta qui vicino, e che il nostro amico compianto Gianni Carteri aveva fatto ridisegnare a cura delle suore che hanno una scuola di disegno delle icone in località di Caulonia, Trocchi di Caulonia, e quindi ho pensato di riprodurre questa immagine in maniera tale che voi la possiate utilizzare come volete, e sono contento di donarvela. Grazie. Con l'augurio che questo posto rinasca in miglior vita. Due parole per questa espressione della società civile. La società civile di Brancaleone, che è rappresentata da Carmine Verducci, che si spende quotidianamente con le proprie forze, con le sue energie, per portare avanti un sogno, direi, più che un progetto. Questo sogno diventa sempre più progetto, che è quello di Brancaleone Vetus, e associare oggi la piantumazione di alberi a questo posto
commuove, perché significa riportare in vita un vecchio borgo, ma riportarlo in vita con gli alberi che sono simbolo di vita. Dicevo poco fa che mi sono affacciata diverse volte da questa ringhiera e ogni volta ho fotografato, però non ho mai pubblicato una foto perché non rende mai merito alla realtà. Cioè il panorama che si gode da qua sopra non è fotografabile, cioè nel senso che non si riesce mai a cogliere tutto nel suo immenso, perché è veramente immenso. Quindi saluto tutti e noi vogliamo cogliere l'occasione, noi della Proloco, di ringraziare questa amministrazione commissariale. Grazie. Per il grande impegno che hanno svolto a favore di Brancaleone Vetus, Renaissance Brancaleone Vetus, che è il progetto che stiamo portando avanti noi da anni, è diventato un progetto che è stato finanziato dalla regione ieri mattina. Calabria, quindi ieri la dottoressa si è recata a Catanzaro e hanno assegnato al comune insomma una cifra considerevole. Importante, sono 350.000 euro che andranno spesi per il recupero, per quanto possibile, chiaramente, della parte che è possibile recuperare di questo borgo. Inoltre stiamo lavorando anche altri progetti da integrare a questo, quindi si spera che Brancaleone possa diventare turistica, ma anche un modello anche di turistico commerciale, a beneficio anche della città costiera. Grazie, queste dietro di noi sono gli alberelli, oggi ne pianteremo simbolicamente 11, poi Arturo ci lascerà in eredità alcuni alberi che dissemineremo un po' su tutto il territorio. Grazie al movimento, grazie a tutte le associazioni e a voi presenti. Piantumando un gelso donato dall'associazione Carabinieri sezione di Brancaleone. Ecco qua. Va bene? Ma sì, a terra. Bravo! Grazie mille! Questo è il mio albero. Abbiamo piantato oggi nella giornata dell'albero, abbiamo piantato simbolicamente degli alberi qui a Brancaleone Vetus. Il borgo antico di Brancaleone che stiamo cercando di recuperare insieme alla Proloco, anzi direi la Proloco ha progettato con Renaissance Brancaleone, fatto una progettazione che proprio ieri è stata finanziata dalla Regione e quindi abbiamo il piacere di comunicare la notizia di 350.000 euro di finanziamento.
da spendere qui proprio nel borgo di Vetus, sperando che possa diventare punto di riferimento del turismo di questo territorio e di questo comune.